Mio figlio ha una posizione, una professione, un avvenire. Mia figlia ha già rifiutato 3 proposte, una migliore dell'altra. Tuo padre deve assolutamente conoscere i miei. Vedi, io non ho avuto ancora il coraggio di parlare di noi. Non per la tua famiglia, ma mio padre ha certe idee. Ah, questa gente all'antica come la odio. E mio padre, Lauretta. Hai ragione, scusami. Scappiamo. Con chi? Ma come con chi? Io e te. Lauretta. Che siano vicinissime, lontanissime,
in qualche modo solo il cinema ce lo può dire. Ecco, questo è un po' il gioco di Treno Popolare, che esce un anno prima di Tonini e Renoir, per citare un altro film, poi girato tutto in esterni, i film, diciamo, accreditati, oppure chissà, accusati di essere l'inizio di un'ipotesi neorealista, però poi neorealista, e la musica è di Nino Rota ed è una musica, come sempre, di grandissimo gioco, è una partitura che gioca tutti gli artifici, basta pensare che c'è la musica di Nino Rota e ricordarsela per sapere che non si è in neorealismo, ma non si è nel neorealismo nel senso che non si accredita l'equivoco neorealista. Il neorealismo è stato un modo di leggere il cinema, in gran parte fallace, anche se produttivo, poi fecondo, però immediatamente ideologico, mentre il grande realismo di qualunque grande film, di qualunque film che attraversi la famosa crosta tra documento e invenzione, no? Finzione, tra documento e reinvenzione del documento, ecco, ognuno di questi film è un film che immediatamente abbatte la crosta, la scrosta, diciamo, oppure la manda direttamente in frantumi, almeno il primo strato di cristallo che viene giù. Ecco, Matarazzo è un grandissimo, già in Treno Popolare, nel far sembrare che vengano giù le piccole separazioni, i piccoli separei, i piccoli paraventi che differenziano le classi, che si ritrovano invece in questa sorta di fabbrica, esattamente come la fabbrica che da una parte schiavizzava gli operai marzianamente e dall'altra li faceva stare insieme e quindi produceva lo spirito di reazione, lo spirito di classe. E la stessa cosa, il cinema è tutto così, e in un film come Treno Popolare lo è in modo quasi dimostrativo e puro, nel senso che in questo treno tutti si abbandonano ai loro piccoli difetti, piccoli pregi, piccoli sogni di una gita, di una giornata, in piena ideologia di un regime unanimista, tutto quello che si vuole, e però questo è anche il solo mostrarlo, il mostrarlo al pubblico, il gioco che ci sarà tra il pubblico a sua volta di fronte in un momento di festa, di uscita dal lavoro, dalla fabbrica Lumière, di fronte a un'altra manifestazione e così stupendamente orchestrata. Di fronte a questo uno si gira, si guarda dietro, vede il proiettore, oppure si rende conto che un treno è una sorta di seguito di fotogrammi con le loro perforazioni, finestrini che scorre nel paesaggio, o infine si gira e no, sta dormendo, era il sogno, però girandosi da una parte e dall'altra si vede in una situazione diversa, con frammenti di classi diverse, e poi si risveglia e invece è sempre lì, chiuso nel suo essere lonesome. Buona visione.